sfida se stesso e la natura, perché la vita è un'avventura continua. Una sfida che va oltre la gara, attraverso percorsi difficili, tortuosi. Per nuotare così, per pedalare così, per correre così, devi amare l'avventura. Devi essere avventura. X-Terra è tra tutte le sfide quella più audace. La gara di cross triathlon più dura al mondo. Percorsi difficili, negli angoli più nascosti e affascinanti del pianeta. Atleti, triatleti, gladiatori che si affrontano nell'arena dell'estremo. Terreni inaffidabili, montagne ambigue, acque misteriose. Una comunità di atleti estremi che gareggiano per mettersi alla prova. Una dura prova che è uno stile di vita all'insegna del vivere al massimo, con la natura. Live more. My name is Konstantinos Koumargialis and I'm the marketing director of X-Terra in Europe. So the first X-Terra event was named Aquaterra, but then we wanted to connect the X that represents somehow the extreme and Terra, who is Mother Nature, and this is how the name X-Terra came. What started as a one-off event back in 1996 in the island of Hawaii quickly became into a brand that is known today all over the world. X-Terra has a presence in more than 35 countries, offering more than 100 events. Looking forward to see you in our races everywhere in the world. Gelo, fatica, stanchezza, resistenza, sfinimento. Determinazione, coraggio. Proprio in questi giorni la FITRI e X-Terra Europe hanno annunciato ufficialmente che nel 2021 Molveno ospiterà il doppio appuntamento con l'europeo di cross triathlon e cross duathlon targato X-Terra. Siamo qui a Molveno, dove si è appena conclusa la prima tappa italiana dello short track. Quest'anno abbiamo deciso di farlo riservato solo agli atleti elite, vista la situazione sanitaria che tutti conosciamo. Abbiamo dovuto modificare il regolamento della gara, garantendo la sicurezza agli atleti, facendo delle partenze scaglionate, stando sicuri che gli atleti indossassero le mascherine e le protezioni. L'evento, con qualche difficoltà meteorologica, è stato molto molto bello e siamo molto soddisfatti. La gara si è svolta sabato 3 ottobre a Molveno, un circuito di cross triathlon spettacolare, una nuova modalità di gara con qualificazioni e finali. 400 metri nuoto, due tappe da 200 metri, 7 km in bici, 4 tappe da 1750 metri, 2 km e mezzo di corsa in due sezioni da 1250 metri. Puro spettacolo. Molveno, uno scenario naturale fantastico per una gara incredibile di X-Terra 2020, il circuito internazionale di cross triathlon più famoso al mondo. Un'avventura no limits preparata tra dubbi e difficoltà in una stagione davvero difficile. E tutti gli atleti hanno dato il massimo per prepararsi al meglio, per arrivare pronti, per vincere.
Bueno, esta edición especial de Xterra Molveno, Short Track, la he encontrado muy bien, creo que está muy bien organizada y a pesar del mal tiempo y de las malas condiciones climáticas que ha habido, creo que la carrera ha salido estupenda y hemos tenido un buen show. Volevo fare bene, cioè sapevo di poter fare bene, però è sempre difficile dire posso, non posso, voglio vincere. Io magari la sera prima penso che voglio vincere, almeno penso che cosa vorrei fare, mi immagino la gara, come potrebbe essere. Quindi anche se avessi fatto seconda sarei stata contenta, ma vincerla, poi essendo il primo, è bellissimo. La tappa di Molveno è stata un'avventura che ha richiesto sforzi organizzativi unici. Gli atleti hanno vissuto mesi di incertezza continuando a lavorare senza sosta, con una voglia incredibile di tornare a gareggiare. Nel periodo di Covid il mio allenamento è cambiato molto, la bici la allenavo facendo i rulli sul balcone e la corsa la facevo sotto il condominio dove c'era il parcheggio oppure davanti ai garage, quindi fare mezz'ora lì voleva dire fare 35 giri, è una cosa infinita e deprimente, però abbiamo tenuto duro e pensando che poi le gare sarebbero arrivate, così è stato e per fortuna sono andate anche bene. Bueno, durante el periodo de COVID mi entrenamiento sí se vio un poco perjudicado, sobre todo en la época en la que estuvimos confinados desde marzo hasta mayo. Y ahí pues la natación la tuve que dejar de hacer, la bici la tuve que hacer en rodillo y intentaba hacer dos horas y media, pero no podía ir a más. También intenté hacer algo de gimnasio en casa con algunas pesas que tenía y gracias a que tenía una cinta de correr pues pude correr relativamente bien. Las carreras no se sabía cuál se iba a organizar, igual te preparabas una y se suspendía, entonces eso ha hecho que la motivación no sea la suficiente para dar al máximo e prepararti una carriera che non sapevi se si va a fare. È stato sicuramente più difficile allenarsi, però ho cercato di mantenere la preparazione fatta durante l'inverno, visto che il lockdown è arrivato a marzo circa. Stava diventando comunque difficile allenarsi, soprattutto perché non sapevamo che le gare non ci sarebbero state fino ad agosto / settembre. E quindi abbiamo cercato di allenarci tanto anche in casa, ore sui rulli, che è estenuanti come cosa, però cercavamo di fare il più possibile e sono contenta perché i risultati si sono visti comunque. I triatleti devono passare senza interruzioni da una frazione di gara all'altra, dimostrando ottime capacità atletiche, quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo praticare movimenti differenti tra loro, come nuotare, pedalare e correre. L'evoluzione tecnica delle attrezzature ha comportato inevitabilmente miglioramenti in tutte e tre le frazioni di gara. Ma quali le caratteristiche più importanti di questi cambiamenti? Da quando ho cominciato a gareggiare, quindi negli ultimi anni, alcune attrezzature hanno fatto dei notevoli passi in avanti. Una tra le altre, per esempio, le mute, con spessori molto diversificati, in modo da non dare fastidio alle braccia, alle spalle, perché una volta le mute avevano uno spessore importante e nel gesto della nuotata, soprattutto nelle spalle, davano fastidio in quanto impedivano il movimento. Adesso, essendo molto differenziate tra le varie aree del corpo, con materiali più sottili nelle aree di maggiore movimento, quindi braccia e gambe, e delle aree invece con un maggiore spessore dove serve un galleggiamento ottimale, quindi per esempio nella parte dell'addome. L'evoluzione tecnica di occhialini, mute e costumi ha aiutato molto gli atleti provenienti dal podismo. L'attrito dell'acqua, ad esempio, incide realmente sul nuotatore, ossia sulla testa, per solo il 10%, mentre il restante 90% è invece dovuto alla posizione più o meno diagonale assunta dallo sportivo dentro l'acqua. Discorso a parte va fatto per gli occhialini. La loro evoluzione arriva dall'esperienza diretta degli atleti. Nuotare alle prime ore del giorno, con onde più o meno alte, riverberi continui, decine di persone vicino, impone uno stile di nuoto particolare. Testa fuori per vedere dove andare. Quando gareggio non penso a molto, cerco di fare il meglio, di stare concentrata, prendere le traiettorie giuste e non fare errori tecnici è importantissimo. Da quando ho cominciato a gareggiare ha cambiato molto. Un grosso cambiamento per me era quest'anno che mi sono preso il misuratore di potenza in bici. Riesco a allenarmi molto più precisa, ti dà un feedback personale che sai se stai bene, se non stai bene, se un giorno riesci a fare quelle ripetute a quel wattaggio che ti ha detto l'allenatore. Quella è una cosa che personalmente ha rivoluzionato tanto il mio allenamento.
L'evoluzione delle attrezzature sportive negli ultimi anni sono state varie. Io quella che ho apprezzato maggiormente è stata per il cambio elettronico, perché è molto veloce, puoi cambiare anche in condizioni più avverse, quando magari c'è il fango oppure sei in piedi che stai spingendo. Col cambio meccanico tante volte rischi magari di spaccare la catena o spezzare la falsa maglia e quindi la gara è andata. Puoi regolarlo come vuoi, è veloce, funziona sempre, quindi secondo me è un grande passo avanti quello. Quando gareggio, il che cosa penso è sempre un aspetto molto importante. Il meglio per la performance è comunque pensare al proprio gesto atletico, pensare a se stessi e a come fare per essere più efficaci possibili. Quindi pensare a come si sta correndo, come si sta andando in bici, guardare bene dov'è la boa, guardare bene la respirazione, controllare tanti piccoli parametri che in allenamento si fa, in gara è un po' più difficile perché si viene spesso distratti da fattori esterni.